quest'anno il Centro Chiarella propone un progetto rivolto ai volontari del servizio civile. Il nome è Prisma, tutti i colori del centro, perché in questo centro effettivamente si svolge un'attività piuttosto intensa nell'ambito del recupero della tossicodipendenza e della salute mentale. Abbiamo una comunità, una CAUP, quindi un luogo dove vivono appunto persone seguite anche dalla salute mentale, e abbiamo poi all'esterno degli spazi che ci consentono appunto di effettuare diversi laboratori, sempre con persone che afferiscono alla salute mentale. E l'ultima, diciamo, attività, l'ultima esperienza che proponiamo di fare ai volontari del servizio civile per quest'anno è appunto l'esperienza del dormitorio, che è stato aperto recentemente e che quindi rientra, diciamo, nelle attività comunque che possono essere proposte ai volontari. Si tratta di un'esperienza molto, molto ricca, direi, perché le persone che appunto svolgono il servizio civile qui al Chiarella hanno modo per un anno, diciamo così, di vivere full immersion tutto quello che è una realtà magari da molti non molto conosciuta. E hanno la possibilità, come normalmente nel servizio civile, di vivere appunto a contatto con tutti gli operatori e quindi di fare un'esperienza umana e anche professionale, perché chiaramente possono esserci anche degli interessi rispetto a quello che possono essere appunto gli studi che una persona ha fatto, e quindi è davvero un'esperienza molto ricca e molto interessante, direi.